Ciao Ladies, bentornate nel canale e benvenute in un nuovo video. Oggi siamo qui per girare un video di make up, che è un bel po' che non mi siedo, non chiacchieriamo insieme. Sarà un Get Ready With Me con praticamente un solo brand, però dove chiacchieriamo, anche un chit chat. Non so se l'avrete già visto dal titolo, molto probabilmente sì, che il brand protagonista è Too Faced e io sono molto 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 contenta. Sono anche emozionata di provare i loro prodotti, perché io nella mia make up collection ho veramente tre cose, queste tre cose. Tra l'altro sono tutti e tre regali, mentre voi mi avete sempre chiesto tantissime cose sul brand, sulla marca, e da poco ho ricevuto un pacchetto molto interessante che vi farò vedere e del quale andremo a provare i prodotti. Sono leggermente abbronzata, quindi ho pensato di fare un look estivo, non pesante, e su Instagram vi ho fatto indovinare, secondo voi, quale poteva essere il brand del quale parlavamo oggi nel video. E vado a vedere i commenti, vediamo la prima persona che ha indovinato chi è stata. Però ho sbagliato, perché io la sera prima vi ho fatto vedere questo pacco nelle stories con scritto thank you Too Faced, e quindi ovviamente ho visto che tanti hanno indovinato, non so se per questo, probabilmente sì. Quindi la prossima volta che facciamo questo gioco devo stare attenta a non darvi troppi spoiler. La primissima che ha indovinato si chiama Eleonora, come me, Eleonora Mariotti, e quindi ti mando un bacio grandissimo, Ele. Andiamo a vedere anche la seconda che ha indovinato. La seconda che ha detto solo Too Faced, senza dire altri brand, è Benedetta Musumeci. Quindi bravissime Eleonora e Benedetta, avete indovinato il brand di oggi. In questo pacchetto, che è estremamente estremamente carino, ho trovato un po' di prodottini appunto della marca, la protagonista, una palette della quale mi avete chiesto tantissime. Veramente, se avessi un euro per ogni volta che mi avete chiesto cosa penso della chocolate bar di Too Faced, quale altra palette palette la paragonavo, se potevo fare un make up con questa palette, insomma, sarei un sacco ricca. E quindi sì, lei è la protagonista del make up di oggi sugli occhi. Il profumo di cacao si sente, però lo sento di più nei bronzer. Sarà un po' difficilino fare un trucco occhi estivo, perché questi colori sono, secondo il mio parere, prettamente autunnali, invernali. Ci sono dei colori caldi, ma io li vedo comunque molto autunnali, una palette molto bella per l'autunno-inverno. Però noi faremo un make-up tranquillo e la riusciremo ad utilizzare. Facciamo un passo indietro e partiamo dalla base. Ok, partiamo dalla base perché ultimamente, vi lascio qui in alto altri video dove ci trucchiamo insieme, ho fatto una base molto leggera, ho fatto un video senza fondotinta, ho fatto un video dove mi truccavo con un fondotinta in polvere invece compatta, quindi è un po' che non vado ad utilizzare invece un fondo liquido come questo qui di Too Faced, che è il Born This Way. Questo qui lo voglio provare però, perché dentro contiene acqua di cocco, acido ialuronico, ed è, dicono, molto leggero, però promette una copertura da media ad alta. Quindi vediamo un po', dice anche che è oil free, quindi dovrebbe andare bene per le pelli grasse, come la mia che è mista tendenzialmente grassa, ed ha un effetto anche luminoso, quindi diciamo che le premesse di questo fondotinta sono perfette per un fondotinta liquido, però adatto per l'estate. Ho due shade, la nude e la sand, perché parlando con la ragazza appunto di Too Faced le ho detto: guarda, io sono un po' abbronzata, quindi non so qual è la mia shade esatta del Born This Way, credo possa essere al momento sand, e magari la andiamo a miscelare un po' con l'altra che è nude e potrebbe essere adatta in inverno per me. Anche se prima stavo vedendo le foto, ragazzini, quest'inverno ero veramente bianca, cioè io vorrei essere così tutto l'anno, così, cioè un minimo di abbronzatura, vabbè, i sogni. Quindi sì, magari le andiamo un attimo a miscelare insieme per trovare la shade perfetta. Il packaging del prodotto è molto bello, ha un erogatore a pompetta che è davvero comodo. Tutte e due queste colorazioni hanno un sottotono giallastro, quindi vanno benissimo per la mia pelle, e anche voi se avete un sottotono giallo. Non so perché sento odore di cappuccino dalla chocolate bar. Io faccio sempre la prova labbra per vedere quanto un fondotinta è coprente. Così ad occhio direi che la copertura mi sembra media, però sicuramente è stratificabile una volta che si è un attimo asciugato sul viso, quindi può diventare alta copertura, però
Io, siccome voglio fare oggi un look che porterò in estate, cioè che porterei e che porterò durante l'estate, magari ecco di sera, mi fermo ad una sola passata di fondo. Ragazzi, ma fa così caldo anche da voi? Ditemi nei commenti di dove siete, se vi va, dove vivete e quanto caldo fa, perché qui a Roma si muore, infatti poi con le luci accese è ancora peggio, sto veramente morendo dal caldo e mi manca il mare, infatti se vivete al mare non me lo dite perché potrei rosicare. Ovviamente scherzo, ditemelo lo stesso e fatemi rosicare. Tanto io adesso vi dico che cosa farò quest'estate, mentre proviamo anche il Born This Way Naturally Radiant Concealer. Questo qui già è light medium, lo conosco, quindi vi posso dire che cosa ne penso. Questo l'ho portato l'anno scorso con me in estate perché è un correttore illuminante abbastanza liquido, che però non svanisce, cioè comunque ha una coprenza, comunque riesce ad illuminare la zona, però è molto liquido, molto leggero, sa proprio di cocco in una maniera naturale, non il cocco chimico. Rimane un correttore liquido, non è troppo troppo denso. Mamma mia, a proposito di quest'estate, cioè se penso che devo preparare la beauty bag da portare con me in estate e ancora non sono minimamente pronta. L'altro giorno ho fatto una live su Instagram. So che mi avete detto di farle qui su YouTube, dove provo dove proviamo dei prodotti insieme, però ero con Carolina e volevamo fare una live un po' così. Poi chi l'ha seguita ha visto che era anche molto casareccia con le luci, perché stavamo con le luci del sole, che quindi non erano perfette, non erano precisissime, perché come il sole si sposta eravamo troppo illuminate, troppo poco illuminate, insomma. E lei si è lasciata scappare chiacchierando in questa live, comunque top, adoro, chiacchierando in questa live si è lasciata scappare che andremo in vacanza insieme, io e Carolina. Io infatti poi le ho detto non dire di più, perché volevo dirvelo io, volevo dirvi io un po' tutto sulla vacanza e non è ancora il momento di dirvelo. Però vi posso dare qualche indizio, può essere una cosa carina che provate ad indovinare dove andrò in vacanza. Io ho sempre voluto talmente tanto di chiacchierare con voi, mi succede anche nelle Instagram stories, che vi dico di rispondere a qualcosa, no? Magari nei commenti dell'ultima foto. Poi vi faccio un'altra domanda e ovviamente dove potete rispondere se nei commenti già state scrivendo quella cosa. Quindi vabbè, non ci fate caso. Fatemi sapere secondo voi dove vado in vacanza. E vi dico che parto il 26 luglio, questo ve lo posso dire. Quindi manca un mese e qualcosa. E devo cominciare a pensare realmente, seriamente agli outfit, a cosa portare di trucco, perché non voglio appesantirmi e portare troppe cose. Come base occhi vado ad utilizzare lo Shadow Influence Anti-Crease Shadow Primer, che è il primer di Too Faced. Questo è nella versione mini, perché era in un kit di Natale, anche questo qui era un regalo, e questo primer evita di far andare il trucco nelle pieghe dell'occhio. La prima volta che sono entrata da Sephora da appassionata di YouTube makeup, ma tipo da 3 giorni era che seguivo insomma tutto questo mondo, io ho sempre avuto la, come si dice, il complesso insomma delle occhiaie, ho sempre avuto un'occhiaia bella pesante che ho sempre voluto nascondere, a parte il complesso del naso, ma non sapevo neanche cosa fosse e che esistesse il contouring per nasconderlo un po', però la cosa delle occhiaie ce l'ho sempre avuta molto molto visibile e quindi ero alla ricerca di un correttore. Avevo imparato che la parola magica era correttore e quindi dovevo andare in un negozio e chiedere del correttore. Sono andata a Porta di Roma, che è il centro commerciale dove praticamente io sono cresciuta, perché l'hanno aperto io ero in primo liceo, sì, e quindi immaginatevi, ci ho passato tutto il liceo, tutti gli anni. Intanto con un pennello da sfumatura prendo Milk Chocolate da questa palette e lo metto in una piega. Dicevo appunto che vado dentro Porta di Roma e vado dentro Sephora. A Porta di Roma ci ho passato un sacco di prime volte di make-up, perché ricordo che una volta avevo 20 euro, sono entrata da MAC e sono uscita con Ruby Woo nel tempo di 45 secondi, perché ero proprio decisa. Oh, sono andata lì decisa a prendere il mio primo rossetto di MAC e quindi niente, ero da Sephora e ho chiesto alla commessa di un correttore. Questa commessa di Sephora
mi avvicina al reparto di Too Faced. Tra l'altro per me era un investimento, perché entrare da Sephora e dire insomma voglio un correttore, tanta la voglia che avevo di coprire queste occhiaie che avevo messo comunque i soldi da parte, e Too Faced non è un brand che costa proprio pochissimo come magari Essence, no? E quindi vabbè, mi avvicino a questo reparto. Ok, quindi ho messo nella piega Milk Chocolate, adesso vado a riscaldarla con Salted Caramel ed un pennello sfumatura un po' più ampio. Sono leggermente polverosi come ombretti, però estremamente pigmentati sull'occhio, super sfumabili, mi piacciono molto. Questo qui è Salted Caramel diffuso sopra Milk Chocolate, sempre nella piega. Prendo White Chocolate e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. E poi prendo Marzipan per stenderlo dalla parte centrale fino a metà palpebra mobile. Questo qui darà un effetto super super luminoso. E sopra vado leggermente anche con Crème Brûlée, perché voglio un po' di oro. Ci fosse stato un bronzo sarebbe stato perfetto. E Marzipan lo stendo anche nell'angolo interno dell'occhio. Porto Salted Caramel anche nella rima inferiore. Vi dicevo appunto che mi porta nel reparto di Too Faced. E parlando delle occhiaie, lei mi dice: no, tu devi mettere qualcosa di giallo per contrastare l'occhiaia. Quindi io poi le credo. E insomma prende questo primer occhi che si chiamava, perché oggi non c'è più in collezione, quindi sto anche pensando che forse lei me l'ha venduto proprio perché sarebbe andato fuori produzione, vabbè. Quindi prende il primer Lemon Drop, che fuori è giallo ma è anche giallo, è giallino chiaro chiaro. Il prodotto ha leggermente dei... non è matto, non è opaco, ma ha leggermente satinato, e me lo vende come un correttore per le mie occhiaie. E io, non so per quanto, ma almeno un mese, ragazzi, mi sono messa questo primer satinato qua, sotto le occhiaie, ed ora al liceo. Ok? C'è speranza per tutti, there is hope for everybody! Prendo anche Amaretto, che ha qualche riflesso ramato, e lo porto sempre sotto. È anche un pochino più scuro, quindi va ad incorniciare bene l'occhio. No vabbè, ma, cioè, ma voi vi immaginate? Perché poi giustamente io le ho creduto, cioè non è che, cavolo, lavora da Sephora, le chiedo un correttore per le occhiaie e sì che c'era scritto primer occhi, ma non, cioè io per un lato veramente invidio le ragazze di oggi, perché YouTube è talmente tanto una TV personale che se siete interessate al make-up, ad esempio, vi vedete un sacco di video make-up e vi fate una cultura di make-up. Al tempo non era così e avevo tra l'altro appena iniziato a guardarlo, non c'era alla mia età questa grande cultura sul trucco che c'è oggi, e quindi a 15 anni io non sapevo che cosa fosse bene un primer occhi, probabilmente non sapevo neanche che gli occhi avessero bisogno di un primer prima dell'ombretto, cioè figuratevi. La storia poi non è finita col primer, mo vi finisco di raccontare, ma prima facciamo una pausa e andiamo a vedere cos'altro c'è qui dentro in questa bellissima bellissima box. Il Love Light, che è l'illuminante nuovo di Too Faced, è disponibile in 3 tonalità e io ho ricevuto la Ray of Light. Il packaging oro rosato, e anche dentro è praticamente oro rosato, sarà l'ultimo step. Abbiamo una bellissima terra matte medium to deep ed è la Chocolate Soleil, anche questa qui, anzi i bronzer profumano molto di più della Chocolate Bar. Se non avete visto il video dove spacchetto un sacco di pacchi ve lo lascio qui, ma ho ricevuto anche la Milk Chocolate Soleil, che è per le pelli più chiare, questa è per le pelli medie, poi c'è quella per le pelli scure. Vi faccio vedere queste due ad esempio vicine, e io credo che al momento la Chocolate Soleil classica vada bene perché sono un po' abbronzata. In inverno sicuramente va meglio la Milk Chocolate, e ad agosto spero che invece mi servirà la Dark Chocolate Soleil. Anche qui vedete un attimo la differenza. Quindi vado a utilizzare il bronzer anche come contour. Facciamo un contour super caldo oggi. È tutto super bronze, super summer. Yes. Mi piace tantissimo. Vado a riscaldare anche un po' il resto del viso. Comunque, con questo primer che succede? Io lo metto ovviamente per un mesetto, continuamente, tutti i giorni a scuola, al liceo. Dopo un po' mi rendo conto che primo non me ne copriva.
Secondo, ancora peggio, mi accentuava questa occhiaia perché andava anche ad illuminarla. Era proprio un primer anche leggermente illuminante. Abbiamo due bellissimi blush e sono diversi tra loro. Tutti e due hanno il packaging a forma di cuore e tutti e due sono prettamente pescati. Sono contentissima che di questa linea di blush mi abbiano inviato quello pescato, perché se mi conoscete un po' sapete che amo i blush pescati, sono i miei preferiti in assoluto. Questo è il Love Flush nella colorazione I Will Always Love You e dentro ha inciso questi coniglietti bellissimi che siamo io e Nicola, ovviamente. Non è opaco, lo vedo leggermente satinato, mentre quest'altro è ancora più illuminante. Mi sembra sia molto più che satinato questo, sembra proprio quasi un illuminante, però è un blush e si chiama Peach Beach, quindi anche questo qui è un mix di colori perché si vede anche un rosato, ma dovrebbe uscire un pesca. Io non ho dubbi e voglio andare a provare questo qui, sono anche molto curiosa. Prendo un pennello completamente pulito. Oh sì, mi dispiace un sacco distruggere questi conigli, però è così bello. Abbiamo anche gli sketch marker, che sono questi eyeliner con la punta in feltro e ci sono in tantissime colorazioni. Sono carini perché sembrano proprio dei... sembrano quelle penne pennarello indelebili. Questa è quella nella colorazione nera e c'è anche nella colorazione marrone, che voglio andare a provare perché per un look così estivo, bronze, credo che l'eyeliner marrone ci possa stare bene. Quindi niente, questo maledetto primer alla fine lo accantono. Dopo un po' che lo utilizzo decido di accantonarlo perché ero ridicola, non era proprio il caso. Nel frattempo vita, cioè nel frattempo cresco, comincio a seguire molto più assiduamente YouTube, non avevo ancora aperto il canale, capisco che cos'è un primer, anzi scopro che cos'è un primer occhi, vado a rileggere e scopro che quello è il primer occhi, quello che mi avevano venduto come concealer, come correttore. Allora lo comincio ad utilizzare come primer occhi. Beh, morale della favola, è il miglior primer occhi che io ricordi di aver mai provato. Mi ci trovavo benissimo e era una full size, quindi mi è durato parecchio. Poi a un certo punto scopro che è andato fuori produzione, non lo fanno, che Too Faced non lo faceva più e ci sono rimasta malissimo, quindi le ultime volte che l'ho usato sono state tipo le occasioni speciali, perché faceva durare benissimo gli ombretti sugli occhi di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere. Si riesce a fare bene anche la codina con questo eyeliner, un po' Ariana Grande. Molto carino anche marrone, ma poi ragazzi, ma che sbattimento è avere gli occhi diversi e dover fare gli eyeliner diversi in modo tale da farli risultare più o meno simili. Cioè veramente è una cosa che odio. By the way, mascara, e non andiamo a utilizzare le ciglia finte perché non mi servono con il Better Than Sex. Mi dà molto volume, è super nero e vorrei provare la versione waterproof perché dicono che riesce anche a reggere meglio le ciglia. Io non ho tanto bisogno, però insomma, se non metto le ciglia finte sicuramente vorrei provare più il waterproof. Questo è l'effetto del Better Than Sex su di me. Lo lavoro molto bene, ma vado a fare solo una passata, anche inferiore. Ora che abbiamo terminato il make-up occhi, prima di passare a provare l'illuminante come ultimo step, abbiamo da provare dei prodotti labbra e immediatamente andrei sul nude. Non so perché, ma avendo fatto un look così veramente super naturale, andrei subito sulla nude, che si chiama Sell Out. Mio Dio, non lo so, che poi questa qui mi fa troppo ridere perché la rossa si chiama Lady Balls e quest'altra invece è Jawbreaker ed è un colore sparaflash super estivo e divertente. Questo è un classico rosso ricco. Le andiamo a provare tutti e tre. Questo è il nude ed è Sell Out, ha una bella componente anche rosata e mi piace tantissimo. Come vedete, in questo look non ho messo la cipria perché questo appunto fondotinta prometteva di non essere grasso, quindi non averne particolare bisogno. Il packaging e il profumo di questi rossetti liquidi per me sono un sì. Contengono, vediamo un po', 7 ml di prodotto, wow, è un sacco, e si asciugano abbastanza velocemente, non so dirvi di più perché non li ho mai provati. Completiamo il look per andare a vedere per bene come sta il nude con Ray of Light, che è appunto l'illuminante nuovo, nuovissimo, è Too Faced. Andiamo a rovinare il logo. Ma è tipo duochrome, riuscite a vedere che è proprio, cioè che è proprio oro rosato, si vede sia l'oro
pulizia che non è un oro classico, un oro giallo. Non è di quelli, secondo me, che dà un effetto specchiato. Non è, diciamo, come quelli di Puro Bio. È più che si va a fondere con la pelle. E questo è un colore che sicuramente non avevo nella mia collezione. Adesso puntina sul naso. Ditemi un po' che cosa ne pensate, perché a me il look così piace moltissimo. Adesso vado a togliere Sell Out e andiamo a provare Jawbreaker, che è questo colore qui, viola, che sembra super super power. Andiamo ad applicarlo. Anche questi qui li sto tutti applicando senza matita, quindi let's hope for the best. Ok, questo è Jawbreaker. È decisamente diverso da come mi aspettavo. È molto più power. Su di me, ora che sono abbronzata, sembra quasi un rosa Barbie con una punta di lilla. Ma molto diverso. Pensavo fosse più scuro. Forse in inverno lo sarà. Per adesso è super veramente neon. Cosa che vi sorprenderà forse. Non mi dispiace. Cioè, devo dire che non mi dispiace. Io non sono pro ai colori neon sulle labbra. Non che non li approvo in generale, su di me, in estate, però boh, c'è qualcosa di questo colore che in realtà mi piace. Quindi questo è il più pop sicuramente tra i tre. E adesso passiamo al rosso, Lady Balls. E questo è Lady Balls sulle mie labbra, che letteralmente significa gli attributi di una donna, di una signora, di una signorina. È un rosso veramente bello, veramente pieno, molto saturato da subito, si asciuga veramente in pochissimo tempo e sembra essere super no transfer. Non riesco a capire se è un rosso più caldo o più freddo. C'è anche un cane che abbaia. Non so, aiutatemi voi e in generale, se aprirò un sondaggio, fatemi sapere se il vostro preferito è Sell Out, il nude, Jawbreaker, il colore pop e pazzo, o il classico rosso Lady Balls. E quindi questo è il make-up completato, ovviamente con l'ultima opzione labbra per comodità, ma fatemi sapere voi quale preferite. Io sono molto indecisa perché pensavo il nude, invece mi ha sorpreso il secondo colore e il terzo è talmente bello e classico e bello. Non lo so, mi ha messo in dubbio, mi ha sconvolto la votazione. Perché divento sempre stupida alla fine dei video. Vabbè, meno male che alla fine del video non ci arrivano tutti, soltanto le true ladies. Fatemi sapere nel sondaggio quale preferite. Qui sotto dove pensate che andrò in vacanza e anche da dove venite, se fa molto caldo nella vostra città. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va di vedere altri look utilizzando soltanto un brand, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché credo possa essere molto utile. Soprattutto farvi una vostra idea e andare nel negozio di Sephora davanti allo stand Too Faced con la consapevolezza che il primer non è il correttore. Vabbè, cioè, ora questo ricordo del lemon drop per sempre. Buon mercoledì, noi ci vediamo domenica. Onestamente non so con quale video, ma sicuramente se mi seguite su Instagram lo saprete in aggiornamento. Vi aspetto nel canale dei vlog. Vi aspetto nel canale dei vlog su Instagram, Facebook e Twitter. E noi ci vediamo al prossimo video domenica. Ciao ladies. Turn it up loud.